Un saluto a tutti cari amici di YouTube. Come ben vedete, ogni tanto ritorno a fare video su YouTube. Questa volta volevo parlare di uno dei tanti misteri di epoca attuale, contemporanea. Volevo parlarvi del mistero di Gisella Cardia, ovvero della veggente di Trevignano Romano, che si trova proprio in provincia di Roma, vicino il lago di Bracciano. Questa signora, sposata con Gianni Cardia, il vero nome è Maria Giuseppa Cappulla. Dobbiamo capire che questa signora è una ex imprenditrice di Patti, provincia di Messina, quindi in Sicilia, che dopo essere stata denunciata per bancarotta è stata perdonata perché non aveva precedenti penali e si è rifugiata a Trevigiano e lì è iniziata a fare la veggente, dicendo che lei in un luogo avvista la Madonna e gli parla. Questa Madonna, statuetta della Madonna, è stata comprata da lei e dal marito a Međugorje, un altro luogo mistico e spirituale di cui io ci sono stato e fanno vedere parecchie apparizioni della Madonna, di Gesù. Noi sappiamo che la Madonna ha un grande potere. La Madonna è il pezzo più importante della scacchiera tra il bene e il male, così come la regina, che si può muovere in tutte le direzioni e in tutte le distanze. Anche la Madonna fa lo stesso. Sappiamo che la Madonna è apparsa in diversi luoghi, tra cui Fatima, Lourdes, anche Trevigiano, anche Borgo Ingoronata, ma pure a Patti. La Madonna di Tindari è una Madonna nera apparsa tempo fa a un pescatore, che poi una delle sette Madonne nere, anche se poi dicono che in realtà non era, era la statua della Dea Iside che questo umile pescatore ha scambiato per la Madonna con Gesù bambino e l'ha fatta entrare in una chiesa. Adesso questa Madonna nera di Tindari è adorata come Madonna, anche se in realtà è una statua che rappresenta la Dea Iside. Tindari, provincia di Patti, Tindari vicino Patti in provincia di Messina. Poi sappiamo anche che la Madonna è apparsa a Guadalupe. Non so se ho detto già Lourdes, comunque è apparsa in diverse zone. A questa veggente le appare parecchie volte e molti fedeli la vanno a fare visita il 3 di ogni mese, di cui dice che appare la Madonna in quel punto, in quel determinato tempo. Lei non vuole che il luogo di preghiera dove va venga preso da giornalisti, escortata da guardie del corpo e dei fedeli che non può sopportare la presenza dei giornalisti, di chi la riprende con le telecamere, con i telefonini o chi prende appunti, perché proprio non li può sopportare i giornalisti. Avevano detto in un video di YouTube di Alberto Caccialanza che lei una volta ha moltiplicato gli gnocchi e il coniglio. Alcuni dicevano al telegiornale gli gnocchi e la moltiplicazione degli gnocchi e della pizza, perché c'è stato un gruppo di bambini accompagnati con i propri genitori che erano andati da lei. C'erano anche le loro maestre e dato che erano pochi gli gnocchi avanzati e i pezzi di coniglio, ha fatto in modo che aumentassero a dismisura. Questo solo Gesù Cristo lo può fare.
Così come lei stessa afferma di essere una stigmatizzata. Molte persone affermano di essere degli stigmatizzati, non solo San Pietro Pietralcina, anche Natuzza Evola lo ha fatto, ma pure altri santi, tra cui San Francesco d'Assisi e Sant'Antonio di Padova, hanno avuto le stimmate. Lei dice di essere veramente una veggente, anche se alcuni gli vanno contro, ovvero un certo Luigi Avella. Un tempo è stato un suo seguace. Lui è un laureato in economia, no, laureato in giurisprudenza, ex funzionario del Ministero dell'Economia. Aveva deciso di denunciarla perché un tempo le ha donato, nel 2020, le ha donato 123.000 euro al marito e alla sua comunità, e poi si è reso conto di aver sbagliato e quindi le ha fatto questa denuncia. Il luogo di Trevignano Romano si trova in via Campo delle Rose. Lui stesso, Luigi Avella, ha scritto un libro intitolato Le false apparizioni di Trevignano. E lei accusa di essere molto spesso presa di mira dai giornalisti e anche dagli assalitori. Per questo motivo sta facendo parecchie denunce. L'11 aprile del 2023 è stato intervistato da Bruno Vespa a 5 minuti. Luigi Avella è andato anche a farsi intervistare nel programma televisivo I Fatti Vostri, e poi è stato intervistato, così come altre persone, a Chi l'ha visto proprio ieri sera, giorno 3 maggio 2023. A volte viene anche derisa questa signora. Poi ci sono dei tratti del Vangelo di Matteo e anche dagli Atti degli Apostoli, dove e dalla lettera ai Tessalonicesi, dove ci avverte che avverranno falsi profeti in suo nome. Ci saranno dei falsi profeti dall'aspetto di un agnello, ammandati da pecora, ma dentro sono dei lupi rapaci. E dice di stare attento anche a chi dice Signore, Signore, senza fare la professione di fede, e che sono loro i falsi profeti. Chi professano la voce di Gesù, la voce di Dio, la parola di Dio, senza però fare opere di bene. Gli stessi falsi profeti li puoi distinguere dal fatto che loro cercano soldi. Nessuno spirituale cerca soldi. I veri spirituali non cercano mai soldi. I veri spirituali si affidano sempre alla preghiera e alla parola del Signore. È vero che adesso i preti hanno un loro stipendio mensile, così come diaconi, vescovi, arcivescovi, cardinali hanno tutti percepiscono uno stipendio, ma questo non significa niente. Hanno anche loro diritto ad avere soldi per sopravvivere. Ho appena detto che i veri profeti non si fanno pagare e che vivono d'altro. Amano parlare di Gesù, però non ne fanno un motivo di business. Solo così potremmo capire i veri profeti. Io ho anche conosciuto una persona, un amico, perché ci vogliamo bene, che parla sempre di Gesù, di Maria, dei messaggi di Maria e anche dei messaggi di Sai Baba. Questa persona, oramai la conosco, ogni tanto lo tengo in contatto. E lui è una persona autentica, perché non chiede soldi. Se una persona parlandovi di Dio, di Gesù e di Maria non vi chiede soldi e non parla di fantasie, allora è un vero
profeta. Bene, amici, questa volta prendete come la realtà, fate una vostra opinione personale, ditemi cosa ne pensate di questa persona. Bene, amici, con questo è tutto. Un abbraccio immenso dal Gran Mitico.